in un sabato pomeriggio a metà estivo, o meglio prima aprile, a metà invernale, tra sole e vento si affrontano a Madonna del Piano insieme a Ausonia ed Ermada. Un saluto da parte di Luca Masiello per questa sfida valida per la lotta alla vetta del girone D del campionato juniores regionale, tra appunto insieme a Ausonia ed Ermada. Le due formazioni sono nel cerchio di centrocampo che salutano. Ausonia in tenuta arancione, Ermada che risponde con casacche verdi e pantaloncini bianchi, pantaloncini neri come potete vedere invece per i padroni di casa. E allora con le riprese di Tiziana Palombi andiamo immediatamente a vedere quelle che sono le formazioni che si sfideranno per riaprire o chiudere la lotta al primo posto di questo raggruppamento, che vede l'Ermada avanti di 6 lunghezze sull'Ausonia, che però vinse 1-0 la gara di andata. Allora i padroni di casa che si schierano con il numero 1 Cambone, numero 2 Branca, numero 3 Di Giovanni, numero 4 Stagno, numero 5 Colacicco, numero 6 Branca, numero 7 Mallozzi, numero 8 Rega, numero 9 Coker, numero 10 El Farmawi, numero 11 Mancini. A disposizione di mister Marco Gargano ci sono Silvio Di Vito, Santa Maria, Santo Pietro, Van Nicola, Telaro, Rubino e Daguanno. L'Ermada schiera in porta Marco Paunessa, numero 2 Di Fonzo, numero 3 Recchia, numero 4 Tassini, numero 5 Di Biasio, numero 6 Di Cicco, numero 7 Zandona, numero 8 Trani, numero 9 Di Girolamo, numero 10 Palmieri, numero 11 Carocci. A disposizione di mister Fabrizio Pannozzo, Pandozzi, Di Vito, Bellissimo, Antonelli, Pannone, Ghiraldo e Guastaferro. Dirige la sfida il signor Amilcare Montano della sezione di Formia, che sta per dare il via alla sfida che inizia in questo momento. E allora primo pallone per i giocatori in canotta arancione, primo lancio che non va a buon fine, poi porta avanti con la testa Di Girolamo, viene bloccato e poi il tiro quasi di alleggerimento, anche se sono passati solo 24 secondi dal fischio d'inizio da parte di Riccardo Tassini. Ora il controllo tentato in via aerea da Coker, poi innescato in qualche modo il Farmawi che resiste ancora, vince un contrasto, poi gli avversari devono chiudere in rimessa laterale. Sfida molto importante questa per l'economia del girone, con l'Ausonia attardato di 6 punti che però ha subito un'occasione con il tiro e la rete! Dopo nemmeno un minuto, Salvatore Mallozzi, 1-0 al primo affondo. L'Ausonia si porta avanti immediatamente. Primo minuto, Mallozzi. Ed è un inizio folgorante questo per i padroni di casa, che hanno trovato subito lo spiraglio giusto. Mallozzi è andato a esultare e ora poi è tornato immediatamente nella propria posizione, con l'Ausonia che subito la mette nel modo giusto. Coker, girato verso la propria porta, va indietro verso il difensore, il pallone lungo a cercare il Farmawi, ancora un tentativo di chiusura un po' affannato dell'Ermada, forse colpito a freddo. Ora il fischio arbitrale per far ripartire i padroni di casa, ragionano i due centrali, fraseggiano la finta da parte di Colacicco che torna indietro. Passaggio però è a metà strada tra Branca e Di Giovanni, in qualche modo l'Ausonia mantiene il possesso. Il Farmawi, il suo marcatore scivola un attimo, quindi perde un tempo, poi però non è perfetto il fraseggio da parte di Gioacchino Di Giovanni, che manda fuori. Il fallo da parte di Stagno,
Dunque, quasi 3 minuti sul cronometro. Intanto il signor Montano ha qualcosa da dire a Mallozzi. Lo sogna secondo classificato con il quinto rendimento interno del girone. Ha perso solo una sfida sulle 10 disputate sul terreno amico. E ora un'altra occasione con il pallonetto! E la rete! Ancora il 2-0! Letale Lausonia, 3 minuti, 20 secondi, ancora un gol da parte di Mallozzi, stavolta con un pregevole tocco sotto al terzo minuto, è 2-0. Lausonia tremendamente cinico e spietato qui. Due occasioni, due reti, non ci ha potuto far nulla Paonissa. Lausonia che arriva da due vittorie consecutive, tre risultati utili consecutivi. La serie è aperta all'ultimo stop per entrambe contro la Mistral. Nella seconda metà del mese di febbraio, Ermada che invece è reduce dal 4-0 all'Arce, il secondo successo consecutivo. Ed ora il rinvio che si appresta ad effettuare il classe 99 Angelo Cambone. Pallone che supera il cerchio di centrocampo, c'è ancora Mallozzi che può controllare, innesca la corsa di Mancini che però viene chiuso dall'avversario, il pallone che resta in campo. Ancora il contrasto, poi a terra un giocatore dell'Ermada, arriva il fischio, munizione e fallo in attacco. 5 minuti e 10 secondi, 2-0 Ausonia. Ermada che prova a velocizzare un po' con l'azione di Fonso. Fermata che in trasferta ha perso solo una volta su 11 incontri, 9 vittorie, un pareggio e una sconfitta con appena 13 reti concesse. Sonia che lascia ora fraseggiare i giocatori ospiti che però sbagliano ancora, poi la chiusura di Colacicco e l'ultimo tocco è, vediamo, dell'Ermada, possessa Ausonia. Sicuramente mister Gargano qui può ritenersi molto soddisfatto di questo approccio alla gara. Ora lancio profondo, ma nessuno era scattato, Mancini era rimasto sui blocchi. E allora Tassini, Mallozzi in pressing alto con El Farmawi, calcio profondo, va a chiudere, sembra con abbastanza tranquillità Branca, retropassaggio su Cambone, ancora Branca, si libera bene di una situazione non facilissima Lausonia, poi il controllo di Mancini fa carambolare sull'avversario. Petto di Mallozzi. Non col giro giusto il pallone, ma ancora l'Ermada che viene fermato. Il tackle deciso e regolare di Rega. Inerzia della gara tutta a favore dei padroni di casa. Ora a terra Mallozzi viene fischiato un fallo abbastanza evidente sul numero 7, ma c'era El Farmawi che si era già involato. Colacicco riparte dalla
zona destra della propria difesa Lausonia. Ora un intervento un po' a gamba tesa qui da parte di Branca, è andato sul pallone ma alzando un po' il piede. E allora calcio di punizione per l'Armata. Che batte corto il numero 10 ospite Palmieri a cercare il proprio capitano Di Girolamo. Passaggio però per una sovrapposizione che non c'è. Rilancio dell'Ausonia, ancora però palla raccolta da Palmieri. Lo scambio con Carocci. Carocci deve frenare, cambiare direzione e ripartire. Recupera palla l'Ausonia. Koker. Ancora Koker, bravo a sfilare il pallone ad un Di Girolamo che perde un'occasione e poi il tiro senza pretese con deviazione controllato da Cambone abbastanza agevolmente. 9 minuti nel corso del primo tempo. 2-0. Da qui il lancio che sembrava poter innescare Mallozzi, anticipato all'ultimo dalla spizzata di testa di un avversario, poi però l'Armata che fatica tremendamente ad uscire dalla fase di attacco provata dai padroni di casa. Ora però buono lo spunto a saltare due avversari. Gli ospiti indietreggiano poi. Pallone allargato per Di Girolamo. Di Girolamo ne salta due. Si deve allargare il cross in mezzo. La palla che va fuori senza deviazione. Rinvio dal fondo. È buono qui però lo spunto di Nicolò Di Girolamo. Ha saltato netti due avversari lasciati sul posto. Pallone però che si è allargato troppo, a quel punto è stato tentato il cross che si è spinto oltre la linea di fondo. Ora spizzata di Colacicco, arriva ad evitare il fallo laterale in favore degli ospiti Branca. Regala però il pallone Lausonia all'Armata, l'Armata restituisce tra virgolette il favore qui con un altro errore. Poi lancio nel nulla di una parte centrale d'attacco dove non c'è nessuno, però Lausonia recupera un buon pallone, si era lanciato Mallozzi, è stato perso il momento giusto per servirlo. E allora Armata poi ancora Ausonia, una serie di errori, una fase parecchio confusa qui. Il Farmawi scambia con il proprio compagno numero 11, Farmawi da terra. Fa una gran cosa, riesce a servire Mallozzi, che però poi regala un passaggio telefonato al portiere avversario. La distanza era considerevole, c'erano ben poche pretese per questo tentativo di tiro. Ancora un Mallozzi indiavolato, pressa. E riesce a eludere il ritorno di un avversario. Ora si lancia da solo Mancini che cade a terra però anticipato. Lausonia che dà l'impressione ogni volta che si spinge in avanti di poter far male all'avversario. Ora un intervento duro da parte di Mancini. Arbitro predica calma. Siamo al dodicesimo del primo tempo, sempre 2-0, la doppietta in 3 minuti da parte di Salvatore Mallozzi. E c'è il fischio qui, fallo al limite dell'area. Con proteste allegate, dunque occasione importante per l'Armata per
pescare dal cilindro un episodio in grado di ruotare un'inerzia del match sostanzialmente già nato, con le stelle in favore dell'Ausonia al momento, perché il gol è arrivato dopo appena 55 secondi. Sul pallone Riccardo Zandonà predispone la barriera a Cambone. Parte Zandonà, barriera. Lozzi vince un contrasto. Fuori giri, la difesa dell'Armada è contropiede in campo aperto per un'Ausonia che però si scorda il pallone. Tredicesimo minuto. Contropiedone Ausonia in 3 contro 1. Colacicco prende bene posizione. Pallone in qualche modo che arriva a Coker, si gira, pesca benissimo Branca. Pallone in mezzo alla deviazione, l'Armada un po' statico in questo caso. Arriva il Farmawi che commette poi fallo in attacco. E fallo in attacco. L'Armada però costretto sempre a ripartire dalla propria area di rigore. Qui la chiusura con addirittura il pallone tenuto per un attimo in campo. E poi l'ultimo tocco dell'Ausonia. Battuta dell'Armada. Mette a terra il pallone Riga. Conquista la rimessa con le mani in favore dei padroni di casa. Intanto il sole va un po' a riposarsi, non che abbia scaldato tanto a causa del vento che insiste sul campo di Madonna del Piano. Dalla fascia di difesa destra prova a uscire Branca, poi Coker. Aspetta largo Mancini. Pallone che resta nel cerchio di centrocampo. Mancini non viene servito. E allora la palla è preda di Di Biasio. Il Farmawi su di lui. Mister Pannozzo certamente non soddisfatto dell'operato dei suoi giocatori finora. Ora il pallone arriva a Mancini, la sovrapposizione, il pallone di Mancini però in mezzo a cercare Mallozzi, sempre pericolo costante per gli avversari. Cambiano Tassini e Di Biasio. Ora Tassini deve cambiare direzione. Ausonia resta veramente molto alto, molto aggressivo per stroncare sul nascere qualsiasi idea venga in mente all'attuale capolista, che stando così le cose si ritroverebbe però con un vantaggio di appena 3 punti a metà del girone di ritorno di questo campionato. Ma manca ancora molto alla fine della sfida. Allora vediamo Coker che viene chiuso in fallo laterale. Superato il 17° minuto nel corso del primo tempo. Farmawi non riesce a giungere sul pallone, poi rimane lì a terra un avversario. Qui un fallo chiaramente involontario, il Farmawi stava guardando il pallone che spioveva verso il basso, l'ha colpito ma ha preso anche l'avversario.
Ora solo contro tutti. Mi sembrava essere numero 8 Trani, che viene atterrato, sì, era proprio Trani, e dunque calcio di punizione per l'Armada. Una zona molto interessante, Ausonia si deve tenere in campana per sventare questo pericolo. Alla porta difesa da Angelo Cambone. Sta per chiudere il 19° minuto di questo primo tempo. Il pallone in mezzo lo lasciano scorrere tutti, poi però arriva là e c'è la rete, la rete dell'Armada, che accorcia con il numero 5 Di Biasio, dormita qui da parte della difesa dell'Ausonia. E c'è il gol del 2-1. Un'Armada che dimezza lo svantaggio. 2-1. Allora riparte Ausonia. Un gioco profondo a prendere in controtempo, però Mancini che era scattato verso la profondità, il pallone invece era corto. Non viene trovato Coker, e allora l'Armada che si porta in avanti con Zandona che scivola, poi pressa e riesce a recuperare l'Armada il pallone. C'è però il fuorigioco fischiato. Battuta di Cambone, il Farmawi lascia scorrere, Armada che si chiude bene, lancia a profondo dove troneggia però Colacicco sul successivo controllo è Di Girolamo a riprendere il possesso per i suoi, poi deve andare all'indietro Tassini, poi dimentica il pallone, lo stesso numero 4. E allora l'Ausonia prova a sfruttare forse un leziosismo qui che non porta a nulla, poi resta lì il pallone, Stagno prova a innescare Mallozzi che si dispera, non c'è stata comprensione qui nella dinamica dell'azione. Intanto un giocatore dell'Armada a terra, arrivano i soccorsi poco dopo l'inizio del 22° minuto di gioco. Nel corso di questo primo tempo le due reti di Mallozzi, nei primi 3 minuti il gol di Simone Di Biasio al 19°. Si rialza Tassini che aveva perso questo pallone nel cerchio di centrocampo. Armada che dunque per qualche secondo dovrebbe giocare in 10 uomini. Si va a scaldare praticamente tutta la macchina ospite. Controllo di Difonso. Al centrocampo perde il pallone sul pressing di Mancini. Trani del Farmawi. Prova Mallozzi che però viene
fermato, poi scontro, arriva il fischio e la punizione è per l'Ausonia a giudizio dell'arbitro. Decisione un po' così, la dinamica certamente era un po' ingarbugliata. L'arbitro ha optato per il calcio di punizione in favore della squadra che al momento è in vantaggio per 2-1 sul pallone Mallozzi. La distanza è particolarmente importante, barriera di tre uomini. Parte Mallozzi, pallone basso, c'è il tiro dal limite, la deviazione, poi ancora l'Ausonia che tiene il possesso con Mancini per un secondo. Cicca il rilancio all'Ermada, ancora Mancini disinnescato. Sparacchia in fallo laterale la difesa biancoverde. Di Giovanni, la testa di il Farmawi, poi prolunga Mallozzi, la palla che però non arriva a Cocker dopo il tocco di Stagno, poi lo sprint qua di Branca, poi va a terra il fischio arbitrale. Calcio di punizione senza provvedimenti. Pallone Gianmarco Rega, palla che entra in area, la testa di El Farmawi, la sfera si spegne sul fondo. Rincorsa lunga di Paonessa. Cocker intercetta immediatamente, il rinvio non era granché. Allora Branca, ancora per Cocker, la palla gli arriva in qualche modo, il numero 9 trova Riga, cambio di direzione, il tiro, prova a mandarla in porta questa palla a Riga. C'è precisione, nel senso che inquadra lo specchio della porta, ma non poteva pretendere di più. Ora il retropassaggio di Difonso, sempre al limite della propria area di rigore. La partita dell'Ermada, l'Ausonia non ha cambiato il proprio atteggiamento, ma ora l'Ermada può spingersi in avanti con Trani. Il pallone in mezzo, la testa di Di Girolamo non arriva al 26esimo. Ciccato di testa, un pallone che poteva diventare veramente pericoloso. Ora a terra Mallozzi, l'arbitro fa proseguire. Pallone profondo, ancora a cercare Di Girolamo, il tocco quando la palla era già destinata a spegnersi e dunque nulla di fatto. Anticipato, ancora possesso Ermada, controlla con la punta del piede Rega, ma poi ancora Ermada, pallone molto largo in anticipo su Zandona, c'è Di Giovanni, poi il tocco per il Farmawi. Mallozzi aspetta il mezzo errore di Cicco, però c'è la chiusura.
del suo compagno di reparto, evitare la ripartenza in campo aperto del numero 7. Riga. Lo scambio ancora con Di Giovanni. Ermada che recupera il pallone, saltato Riga in scivolata, ma ancora Ausonia. Freddo qui Branca e Farmawi non salta l'avversario, aveva provato a saltare l'uomo. Ora la deviazione non con il vigore necessario da parte di Di Giovanni, poi qui forse un po' troppa fiscalità da parte dell'arbitro. Il rimpallo che finisce sul braccio di Giovanni. Di nuovo Zandona sul pallone. Parte il numero 7, il pallone direttamente in porta, non ha problemi Cambone, che prova a innescare subito Mallozzi, che resiste, cade a terra, qui cerca il contatto un po' furbescamente, l'arbitro non abbocca. Armada con Di Girolamo, cerca il cambio di lato, non riesce. Allora di nuovo palla a Cambone quando siamo al 29esimo inoltrato. Ora Cicco, Coker di prima, qui si libera bene l'Ausonia, il Farmawi. Lo scambio, poi la deviazione, arriva ancora Riga, Mallozzi tocca. Esce però l'Ermada in possesso e qui viene preso un po' in controtempo. Mezza squadra dell'Ausonia, c'è il fallo qui. Probabilmente sarà. Vediamo, non viene ammonito il Farmawi. Che ha comunque rischiato. Arbitro che per ora tiene i cartellini in tasca da una parte e dall'altra. Allora Zandona sul pallone. Soliti abbracci in area, il pallone in mezzo, Cambone in due tempi. A terra Recchia, ma non c'è nessun protesta. Poi Mallozzi rischia un intervento molto vigoroso, mentre poi rischia di combinare la frittata dall'altra parte di Fonzo. Non gli parte il retropassaggio verso il portiere, gli resta in canna, come si dice. E quasi non arriva il tap-in del 3-1. Intanto dall'altra parte subito Di Girolamo, pallone in mezzo, l'Ausonia controlla la palla che però finisce ancora a Di Girolamo. Carocci va sul fondo, viene chiuso. Poi vediamo la palla che è per l'Ausonia. Rimessa lunga, il Farmawi, poi Mallozzi trattenuto, qui aveva perso l'attimo e dunque vantaggio che non si sarebbe comunque concretizzato. Altra trattenuta, il numero 7, veramente vera spina nel fianco dell'Ermada. Ora Mancini ha un po' di metri da aggredire con la sua velocità. Poi la palla per Mallozzi che cerca Coker in profondità. Il numero 9 invece era indietreggiato per allargarsi e ricevere un pallone un po' più comodo. Troneggia qui con la Cicco a chiudere in rimessa laterale.
fatto valere i centimetri di differenza su Zandona. Zandona che però mette di petto a terra un buon pallone, poi palla in mezzo, Cambone in presa bassa, innesca subito Mancini. Mallozzi chiama il passaggio, Mancini al cambio di lato che però resta fiacco, e Farmau intanto gli chiedeva il pallone, gli suggeriva di optare per un finale diverso. 33 minuti 20 secondi, 2-1 ancora lo scontro al vertice tra Ausonia ed Ermada. Cambone, il rinvio molto profondo, colpo di testa che probabilmente regalerà un fallo laterale all'Ausonia. E Farmawi, poi Riga che torna indietro, rischia di perdere il pallone, non effettua il retropassaggio, quando lo effettua espone al rischio di contropiede dell'Ermada con Zandona, poi Colacicco. Poker, è giocata per Branca, tutto di prima l'Ausonia qui, apertura che però non arriva, e allora Ermada che ha spazio, Zandona sguscia via ancora la chiusura in affanno, ma con il tempo giusto da parte di Branca. Zandona tiene il pallone in campo, poi l'Ausonia che fa indietreggiare gli avversari. Ultimo difensore. Si trattava del numero 6, ora poi Trani il tiro, anzi Tassini. Occasionissima per Tassini. Cambone si tuffa, ma il bersaglio non viene centrato. Altra occasione però per l'Ermada al 35esimo, con Tassini. Si avvicina l'intervallo, anche se c'è ancora da giocare qui. Di Girolamo difende il pallone e fa, vediamo, rinvio dal fondo, e rischia tantissimo Simone Branca col capitano ospite che protesta. Forse non aveva tutti i torti, ad ogni modo l'arbitro ha fatto proseguire, dunque rinvio dal fondo per Cambone. Mallozzi anticipato di Girolamo, poi Colacicco allarga, Branca va a evitare ancora il pallone fuori, poi sbaglia il controllo il Farmawi, è in vantaggio su Carocci di Giovanni. Mancini, contrasto al centrocampo qui, ancora Ausonia, il Farmawi lascia Koker, si allargano un po' tutti, in qualche modo un mezzo tocco di Mallozzi, carambola, poi ancora Mallozzi, viene messo fuori il pallone. Tanto Di Girolamo quasi a brutto muso con l'arbitro. Contropiede dell'Ermada, ritorna alla grande Rega, poi Mancini troppo fiacco qui, e chiusura provvidenziale, mani nei capelli per il giocatore dell'Ermada.
mentre dall'altra parte Paonessa scambia con Tassini. Era stato Trani a trovarsi davanti al portiere, ma il pallone non gli è mai arrivato. Farmaui ancora preso in controtempo, non nel vivo dell'azione il numero 10 quest'oggi. Nel corso del 39esimo minuto, sempre 2-1. Mentre il signor Montano parla ancora con Di Girolamo, la situazione dura da qualche minuto ormai a distanza e durante le pause. Di Fonso, il suo tocco viene intercettato e allora il Farmaui prova il tocco a cercare Mancini, che forse sarebbe finito comunque in fuorigioco. Ancora all'indietro una Ermada che non è riuscito a trarre dalla rete del 2-1 quell'energia che avrebbe potuto dare la svolta al match. L'inerzia è rimasta più o meno la stessa, anche se certo l'Ausonia non può considerarsi al sicuro. Intanto bella l'apertura di Mancini su Coker, si butta dentro Mallozzi, Coker aspetta, perde l'attimo e allora ancora l'occasione, poi il tiro e il pallone che finisce a un nulla dal gol al 39esimo. E il Farmaui, Ausonia che avrebbe potuto chiudere sul doppio vantaggio su un'altra dimenticanza di pallone in difesa da parte dell'Ermada, pallone che aveva fatto sostanzialmente tunnel sul rimpallo a un difensore, si era tuffato Paonessa che sembrava però battuto. Intanto il Farmaui ancora giocate, il pallone in mezzo, la chiusura su Coker, c'è il calcio d'angolo. Dalla bandierina a riga pallone dentro da parte del numero 8, la testa di Colacicco, poi ancora Ausonia che recupera il pallone, può controllare la deviazione. Colacicco ci prova e mentre l'Ermada recupera il pallone, dunque lui va a riprendere la propria posizione al centro della difesa dei padroni di casa. Rifà capolino il Sole. Ora poco convinto l'Ermada qui nel retropassaggio. Mancini va indietro da Cambone direttamente, allora l'Ermada che si rialza a pressare. Mancini controlla un pallone non semplice, si deve girare, rimessa Ausonia. Direttore di gara che invita a velocizzare le operazioni. Qui Mallozzi controlla, poi il pallone però è recuperato regolarmente dall'Ermada che va avanti la giocata, il gioco di gambe qui di Fonso e arriva il primo cartellino giallo della sfida per Mancini.
siamo già nella zona caldissima del primo tempo. Pallone in mezzo di Girolamo, non la tocca, poi c'è il fischio dell'offside da parte del direttore di gara. Camboni che si appresta al rinvio lungo. Del Farmawi frena al momento giusto, poi trova Mallozzi che dimentica la palla. Ha fatto sicuramente di meglio oggi il numero 7. Riga che chiama la palla da mettere fuori, Mallozzi ha subito un colpo. Si riparte dunque. Fermata restituisce la palla. Con la Cicco. Siamo quasi al 45esimo, l'Ermada la recupera, la palla esce Cambone per evitare ulteriori problemi, questo pallone profondo che stava per innescare nelle intenzioni degli ospiti Niccolò Di Girolamo. Mancini, unico ammonito della sfida, conquista una rimessa laterale. Buona per guadagnare qualche secondo. Primo tempo prossimo alla conclusione, la spizzata di Mallozzi, poi il Farmawi devia. Pallone che arriva dalla panchina. Battuta qui l'Ermada, la spizzata ancora Ausonia, ultimo tocco, vediamo, tocco di Mancini. Ora qui intervento falloso in maniera abbastanza netta da parte di Branca, agganciato Trani che se n'era andato. Siamo ormai alla fine del primo minuto, oltre il 45esimo. Palla in mezzo, anzi no, passaggio corto per il numero 10. Poi il fuorigioco. C'è stato il pallone profondo di Palmieri. Ora Lausonia però cerca di prendere in contropiede gli avversari. E il Farmawi steso in maniera netta qui. Era caduto anche Coker nella zona di centrocampo, ma c'era stato il vantaggio per questo calcio di punizione che dovrebbe chiudere il primo tempo. Intanto il vento che continua a battere. Circunizione battuto, il pallone in mezzo, lo stacco di Colacicco fuori e finisce 2-1 per l'Ausonia. Un bel primo tempo.
ostilità il secondo tempo che sta per iniziare con il 2-1 della prima frazione ed il possesso per chi è in svantaggio, vale a dire l'Ermada che con Di Biasio ha accorciato le distanze per continuare a portarsi dappresso agli avversari e cercare di uscire con un risultato utile che sarebbe molto importante in chiave lotta al primo posto. Osonia che invece non vuole assolutamente mollare la presa dopo il folgorante avvio, la doppietta di Mallozzi in 180 secondi e poi una gestione non sempre ottimale, qualche occasione sprecata in contropiede e poi con il Farmawi nel finale. Intanto l'Ermada che manca con Di Girolamo, l'impatto e Ausonia che con i suoi difensori non si capacita di aver concesso un'occasione simile dopo appena un minuto nella ripresa. Palla in fallo laterale. Chiusura di Mancini. Dovrebbero esserci stati cambi finora. Ora il cambio di lato a cercare Coker che non arriva. C'è però il Farmawi che elude un paio di avversari, serve Coker sul filo del fuorigioco Mallozzi, Coker prova, ma poi è la caparbietà del numero 7 a far mantenere il possesso all'Ausonia, ancora Mallozzi, deve andare all'indietro, il cross di Coker, la testa che quasi favorisce l'Ausonia, e la tiro il palo da parte di Mancini, trema il palo, forse ci è arrivato anche Paonessa, fatto sta che poi c'è il calcio d'angolo per l'Ausonia, il palo di Mancini, ancora l'Ausonia che ha sfiorato il 3-1, qui una spazzata di testa un po' approssimativa, ancora padroni di casa nei pressi dell'area di rigore avversaria, nella zona d'attacco di sinistra. Rimessa affidata di Giovanni, poi Coker, pallone quasi in girata in mezzo, preda di Marco Paonessa, portiere classe 2000. Palla profonda qui, Zandonà solo contro quattro avversari, deve aspettare che salga qualcuno, mantiene intanto il possesso della palla, entra in area, poi la chiusura per un attimo efficace, poi con più di una difficoltà l'Ausonia rimanda nel cerchio di centrocampo dove c'è Di Cicco. Intercetta qui il pallone Mancini. Palo sta ancora tremando, un tiro veramente molto molto potente. Ora Coker ruba il pallone senza fallo, poi perde anche il numero 5 l'occasione, ne salta due. Ora Coker però non riesce a servire Mallozzi e dunque Mancini. L'Ermada si è arroccato in difesa, il pallone in mezzo, la deviazione. Le proteste per quei due interventi di Coker, nel primo caso una mano evidentemente l'ha messa sulla spalla dell'avversario che poi però è crollato a terra, mentre nel secondo ha fatto tutto Di Biasio. Parte il calcio d'angolo, la testa di Rega, pallone in mezzo, spazza di Girolamo, Zandonà chiuso. È sovrastato da Di Giovanni.
Ora sbaglia ancora il passaggio l'Ermada. Servizio di Koker per Mallozzi, stavolta c'è ma non è preciso. E Koker potrebbe diventare un fattore se continua così ora Mallozzi, aggressivo, ringhia sull'avversario. Poi non risponde. All'avversario che cerca di beccarlo. Si trattava di Di Biasio. Ancora Ermada, qui a terra il calcio di punizione su Zandona. Dopo quasi 6 minuti nel secondo tempo. Barriera a due posizionata dal direttore di gara al limite dell'area appena dentro l'area di rigore dell'Ausonia. Parte il calcio di punizione, la testa è quella di Colacicco che spazza via, ma ancora Zandona. Mancini cerca di usare come può il suo fisico, scontro tra piccoli. La rimessa è però per l'Ermada. Di Girolamo arriva in suo soccorso un compagno che entra in area, ne ha tre addosso, però non riesce a mandare la palla nello specchio della porta l'Ermada. Mallozzi di petto per il Farmawi. Cerca di innescare Koker, velocissimo, ma probabilmente è in vantaggio. Così è Recchia. Koker aspetta che arrivi il numero 2, poi la palla è ancora per l'Ausonia. Era Branca che ha messo in mezzo questo pallone, l'Ermada ha lasciato scorrere, allora ancora Ausonia, cambio di lato a cercare Koker, chiusura, forse l'Ermada riesce a tenere in campo e a ripartire per un attimo appena, poi Koker evita di concedere una ripartenza agli avversari, subisce fallo da parte di Palmieri. Battuta rapida dell'Ausonia. Il Farmawi per Mallozzi, il tiro si butta a terra con largo anticipo Paonessa senza nessun problema. Poi Palmieri chiedeva palla al suo portiere, è stata ripartita l'azione dall'altra parte. Un'Armata che non deve commettere l'errore certamente di disunirsi, perché la partita è più che aperta. Ramancini lascia scorrere questo pallone, ma forse riesce a recuperarlo. C'è Mallozzi, posizione giudicata regolare. Non va col tiro, cerca di dribblare l'ultimo difensore, non gli riesce. Dall'altra parte la chiusura di Branca. Ancora Ermada che qui sbaglia il controllo, poi il pallone arriva dalle parti di Cambone, sì, ma molto molto fiacco. Rinvio profondissimo, scavalcato anche Mallozzi. Koker poi per un attimo la controlla, non effettua il fallo, poi intervento sul pallone. Koker può andare, viene servito Branca e forse arriva sul pallone, scivolata a vuoto, e poi l'Ermada che tiene
il possesso non la fa scorrere sul fondo, ma preferisce giocarla. E poi arriva l'errore. La palla per Mallozzi, il pallone in mezzo, il tentativo di controllo di Arpione su questo pallone. Ma è ancora Ausonia con Mancini. Il Farmawi dovrebbe allargare, non lo fa, va da solo il numero 10. Pallone in mezzo per nessuno. E ora l'Ausonia resta alto. A terra Carocci. Fermata è la migliore squadra del raggruppamento, sia in classifica generale al momento e sia in trasferta. Nessuno ha fatto più dei 28 punti in 11 sfide prima di questa giornata. Ora si fa largo col fisico il Farmawi. Largo l'Ermanda sulla destra, gioco di gambe di Zandona che riesce ad andare, il pallone arretrato, un'occasionissima alle stelle di Girolamo. Sciupa tutto, occasioni che certamente sono maggiori. Del primo tempo, intanto primo cambio con Santa Maria che entra per il Farmawi. Dunque il primo cambio effettuato da parte ausoniese. Per l'insieme Ausonia esce il numero 10 Mohamed El Farmawi e il numero 13 Luigi Santa Maria. Il primo pallone di Santa Maria. Cocker, lo scambio con Mallozzi. Cocker ha appena toccato, poi perde l'equilibrio alla lunga e dunque palla recuperata dall'Ermada. Ermada che però quasi la regala all'Ausonia, vediamo. Si tiene la rimessa laterale di Giovanni, poi scontro tra Di Cicco e Branca. Con la Cicco per Santa Maria, allarga il pallone per Cocker, in qualche modo il numero 9 riesce a tenere, poi scambio con Santa Maria, fermata in possesso di Girolamo. Trova Tassini, cambio di lato, ma l'anticipo qui è la lettura ottima di Giovanni. Applaude mister Pannozzo i suoi, vede che l'Ermada a suo avviso ha dunque recepito quanto detto nell'intervallo. E un'altra occasione per i biancoverdi con Di Girolamo che sciupa tutto. Prova ad andare al tiro, ma era molto complicato. Un quarto d'ora in questa ripresa se n'è andata. Dunque, rinvio di Cambone. Santa Maria prende posizione regolarmente. In qualche modo la mette a terra Stagno, allarga per Cocker. Scambio di tre giocatori dell'Ausonia, poi a cercare Mallozzi, in qualche modo si porta il pallone a terra, prende posizione, non arriva il fischio.
Poi in scivolata Mancini non tiene la rimessa, butta via il pallone e rischia un po', perché Mancini è l'unico ammonito della sfida. Prossimo turno sarà importante, ovviamente alla luce di quanto accaduto al 90esimo qui a Madonna del Piano oggi, con l'Ausonia che andrà in casa del Suio Terme Castelforte, formazione di bassa classifica, mentre l'Ermada se la vedrà in casa contro il Tecchiena. Coker all'indietro per Stagno, ancora Coker, può mettere il cross in mezzo, la palla che scavalca tutti, c'è però Rega a raccogliere il pallone. Il retropassaggio è rischioso, ma se la cava bene Di Giovanni. Poi Stagno, bravo ad aprire cercando Coker, il passaggio però è corto. Comunque buona la chiusura dell'Ermada, tutto regolare intanto per l'arbitro. Coker si incarta forse un po', Santa Maria, il tiro alla respinta, poi arriva Rega, prova il piazzato, esce un tiro strozzato. Che non sortisce effetti dunque, ancora Armata. E ora un Pannozzo urlante, certamente non soddisfatto degli ultimi minuti dei suoi, che si sono un po' abbassati, tornando un po' sull'inerzia del primo tempo, dopo un inizio di ripresa tutto sommato incoraggiante, con buoni palloni messi in area avversaria, oltre naturalmente al palo di Mancini, che invece poteva quasi chiudere tutto. Ora Di Girolamo la manda via. Intanto piovono palloni in campo dalle panchine. Coker continua il controllo del numero 9. Passaggio per Rega che cicca il pallone, allora l'Ermada che si può buttare in avanti, qui fallo tattico potremmo dire, fallo speso da Rega che non si prende il cartellino giallo, abbastanza strana questa decisione, fallo da dietro, il regolamento ci stava, ad ogni modo si prosegue ancora l'Ermada. Che qui rischia, l'arbitro non fischia neanche in questo caso. Azione parecchio confusa con Santa Maria che prova ad andare in pressing, prende la posizione, poi lo fa fallosamente però. Recchia è a terra. Continua a rimanere a terra il numero 3 ospite. Si scalda un secondo giocatore dalle parti della panchina di Gargano, mentre l'Ermada continua a far tenere pronta tutta la truppa a disposizione di Pannozzo, senza però aver ancora messo mano, o meglio, ha messo mano, perché in campo c'è il numero 15 Antonelli. Vedremo di capire chi è uscito. Tanto Rega, alla profonda, lo stacco di Mallozzi che non si capisce con Santa Maria. Lancio profondo, ancora la chiusura dell'Ausonia, poi Mancini quando forse il pallone è uscito.
Tassini. Si allarga Ricchia che riceve. Di Biasio. Profondo. Deve lasciar scorrere il pallone e poi cercare di tenerlo in campo Trani, non ci riesce. Dunque è uscito Palmieri, numero 10 dentro il 15, fuori Palmieri dentro Antonelli. Palmieri che effettivamente nel primo tempo era stato fuori dal gioco. Dell'Armada senza riuscire a incidere con il giusto apporto. Intanto Santa Maria in pressing, ancora Armada, pallone profondo a Piazza Pulita, Colacicco e non ci pensa due volte. Quando siamo entrati nel 22esimo minuto della ripresa, sempre 2-1, vale la doppietta di Mallozzi per l'Ausonia, il gol di Di Biasio per l'Armada. La classifica virtuale che ancora parla di Armada prima con 50 punti e Ausonia a quota 47. Dunque avrebbe dimezzato il gap dalla prima posizione e soprattutto arriverebbe la seconda vittoria in altrettanti scontri diretti dopo l'1-0 dell'andata. Ma intanto qui Cambone raccoglie un pallone importante e molto pericoloso, poi ricade un po' sull'avversario, diciamo, di certo nessuno dei due poteva esimersi dall'essere lì o smaterializzarsi. Pallone messo fuori, intanto si rialza pian piano, solo una botta in testa, forse per Zandona. Mentre è pronto il secondo cambio in casa Ausonia con Mancini che dovrebbe uscire. Fuori Mancini e dentro, vediamo. Siamo al 22esimo della ripresa. Pallone controllato da Koker che non lo cede, qui rischia di perdere il pallone, invece l'arbitro arriva in suo soccorso in questo caso. Battuta all'indietro da parte di Rega, poi il primo controllo da parte di Salvatore Rubino, numero 17. Un po' freddo. L'Ausonia recupera immediatamente il possesso con la rimessa laterale in proprio favore. Cannonata profonda qui con il vantaggio della difesa sull'incursione tentata senza successo, ma è ancora Armada qui il tiro e Cambone non si fa sorprendere. Carocci ci ha provato in due tempi, Cambone. Su Carocci. Una Santa Maria bravo a staccare e a disturbare l'avversario. Ora Di Giovanni per Rubino. Rubino salta netto un avversario, riesce a entrare in area quasi, poi la palla che arriva a Mallozzi in acrobazia. Applausi, ma pallone alto. Sarebbe stato veramente un gran gol
sarebbe stata soprattutto la tripletta personale per un Mallozzi che ha iniziato veramente col turbo questa sfida. Ora Zandonà tiene la posizione, tiene il possesso del pallone, vince un rimpallo, non il secondo. Coker nel cerchio di centrocampo aggancia alla grande. L'incontro Coker, il pallone qui era profondo, poi ancora Coker e qui Mallozzi che forse in posizione regolare, pallone in mezzo, sciupa ancora Lausonia, altro errore potenzialmente sanguinoso, bisogna ora difendere. Palloni rubati da Coker iniziano a diventare veramente una valanga, ora Santa Maria che qui commette fallo in ritardo sull'avversario. Gargano redarguisce i suoi perché chiaramente c'è stato un calo, diciamo. Intanto fuori 3, dentro numero, vediamo, fuori Recchia, dentro 17 Andrea Ghiraldo. Per l'Ermana esce il numero 3 Angelo Recchia, entra il numero 17 Andrea Ghiraldo. Sarà dunque il gioco ripreso dal centrocampo con un calcio di punizione, ma ancora a terra un giocatore dell'Ausonia, stavolta si tratta di Giovanni. Battuta per Tassini di Cicco, guadagna metri l'Armata che prova a portare un po' di uomini in avanti, intanto il colpo di testa e l'illusione ottica della rete, colpo di testa di Carocci che va vicinissimo al pareggio. Alto di un nulla. Tanto Cambone ha qualcosa da dire all'arbitro, o meglio, l'arbitro ha qualcosa da dire a Cambone, che prova a giustificarsi dicendo sì, il pallone non era caduto in una posizione molto comoda, dovevo pur recuperarlo, non sto perdendo tempo. Questo probabilmente è il sunto della situazione. È stato un buon dribbling qui da parte dell'Ausonia. Riga nel cerchio di centrocampo, c'è il numero 4. Riga invece va da solo, il cambio di lato a cercare Coker che prende posizione, pallone che viene spazzato via, può ripartire l'Ermada che sbaglia, prende in controtempo il proprio compagno di squadra e allora l'apertura qui. E Mallozzi che forse non ce la fa più, perché questo pallone sarebbe potuto essere tranquillamente suo. Viene battuta la rimessa dall'Armada, ma intanto così l'Ausonia è in 10 perché Mallozzi sembra non farcela più. L'Ausonia che deve resistere in 10 uomini e far in modo che il pallone esca. Ora il lancio profondo con il pallone in calcio d'angolo perché su Branca stava rinvenendo un avversario, dunque dentro da Guanno, fuori Mallozzi. Al 29esimo calcio d'angolo dell'Ermada, la testa
E il rinvio dal fondo qui. Ancora un pericolo, deviazione, sembrava nettamente del giocatore dell'Ausonia, ma l'arbitro ha comandato una rimessa dal fondo. Salvatore Magozzi, numero 7, entra il numero 18 Roberto D'Aguanno. Un quarto d'ora più recupero alla fine di queste ostilità, con il discorso ancora pienamente in bilico. Armata che prova a guadagnare qualche metro, Ausonia in difesa del prezioso 2-1 maturato finora. Intanto calcio di punizione per gli ospiti. In mezzo alla testa di Di Girolamo, poi la carambola in qualche modo ancora di Girolamo a terra, c'è calcio di rigore, calcio di rigore per l'Ermada, mani nei capelli per i giocatori dell'Ausonia che ora dovranno fare tutti gli scongiuri del caso e sperare che Cambone ipnotizzi l'avversario dal dischetto. 32esimo minuto, rigore per l'Ermada. Sul pallone sembra andare il numero 5 Simone Di Biasio, quindi va per la personale doppietta. Di Biasio contro Cambone, spiazzato ed è 2-2. Ermada raddrizza una partita iniziata malissimo. L'Ausonia paga l'imprecisione in contropiede ed è tutto da rifare. Quando mancano poco meno di un di 15 minuti alla fine della sfida, Santa Maria, lo scambio tentato con D'Aguanno, recupera il pallone Rubino. Stagno a cercare Santa Maria, poi lo stesso Rubino che va sulla sfera, poi ancora Armada. Armada che ora ha preso sicuramente fiducia, un po' di entusiasmo. Intanto Santa Maria difende questo pallone, lo tiene, poi la palla che non arriva a Coker. Intervento qui senza fallo da parte dell'Ausonia, con l'Ermada che però recupera il pallone. Ora Santa Maria qui va e arriva un fischio, fallo precedente su Tassini a terra. Arriva il fischio che dà il via e allora cambio di lato dell'Ermada, zona di difesa destra con il tentativo di Di Fonso, deviazione, ancora rimessa per gli ospiti, controllo non perfetto, tutt'altro da parte di Tassini e ci si rifugia da Paonessa. Ma
pressing un po' blando dell'Ausonia, che probabilmente non ha più verosimilmente tutte le energie che aveva in precedenza, e ora anche la botta psicologica può fare la sua parte. Il suggerimento a cercare Rubino di testa, Santa Maria in ritardo, serie di colpi di testa, poi il pallone tenuto da Branca che poi si accascia a terra, non prosegue l'armata, probabilmente crampi per il numero 2. E bisogna vedere che succede qui, perché potrebbe essere una botta pesante qui. Con... dovrebbero essere solo crampi, vediamo che succede. Intanto viene portato in braccio fuori il numero 2. Dunque Ausonia momentaneamente in 10 uomini. Palla che verosimilmente verrà restituita all'armata, così è. Ora Coker nel ruolo di punta centrale, così sembra il nuovo assetto di un Ausonia che recupera palla ora con il numero 5. Coker sovrastato, poi Stagno, ancora il numero 4 a trovare Santa Maria, controllo per Stagno, poi Santa Maria prende bene la posizione, gioco di gambe nel numero 13, il tunnel, lo scambio ancora per il pallone messo in mezzo, il colpo di testa, nulla di fatto, e poi non c'è l'intervento falloso. Attenzione ancora Santa Maria, però Caparbio andare su questo pallone, l'arbitro che fa proseguire, e qui azione convulsa. Siamo quasi al 38esimo della ripresa, forse c'è calcio d'angolo per un Ausonia che ha rischiato di riportarsi in avanti. Line e mezzo, Ausonia che intanto ha buttato dentro anche Santo Pietro. Palla in mezzo, nulla di fatto, e allora bisogna fare attenzione al contropiede dell'armata. Intanto fuori il gioco di Coker. Era Zandonà, ancora confusionario Ausonia qui. Zandonà serpenteggia tra gli avversari, poi scivola, riesce a toccare Ausonia ancora in possesso. Santa Maria salta l'avversario qui. Santo Pietro posiziona il pallone a terra, dice a Colacicco di partire. È arrivato il fischio a stoppare tutto, dunque dovrà essere ripetuta la battuta. Colacicco, pallone spiovente in mezzo, potrebbe essere una buona occasione qui, però l'armata riparte. Quattro uomini dell'Ausonia, di questi c'è la chiusura di Branca, che però non riesce a tenere in campo, poi allontana il pallone in maniera
po' così, un po' inutile, dato che Lausonia questo risultato va bene e non va bene, soprattutto dopo essere stati avanti 2-0 per larghi tratti. Ora ancora l'Ermada, pallone largo sulla zona d'attacco destra e poi la chiusura approssimativa con l'angolo regalato qui. Sonia che è pronto a effettuare un altro cambio. Per l'insieme Sonia esce il numero 2 Nicolas Difonso, entra il numero 16 Cristian Pannone, scusate, il numero 2 Simone Branca, il numero 16 Idomeneo Telaro. Dunque il miracolo qui di Cambone, quando si stava segnalando la sostituzione, fuori Branca, dentro Telaro. Al 41esimo della ripresa. Cambone a terra, attenzione. Ha dovuto levare dall'incrocio questo pallone pericolosissimo. Preso un brutto colpo, forse battuto la faccia sul palo. Si rialza dunque Cambone. Dunque Lausonia che può ripartire qui con Santa Maria servito da Cocker. Santa Maria contro tutta la squadra avversaria praticamente. Se ne va il numero 13 che prova la propria progressione solitaria, difende il pallone di Biasio. E poi il possesso è per gli ospiti. ...43 minuti nella ripresa, 2-2... rigore di Biasio che ha siglato la personale doppietta alla mezz'ora della ripresa. Ha impattato le due reti di Mallozzi nei primi 180 secondi della sfida di Madonna del Piano. Troneggia qui con la Cicco nel centro del campo. Poi Tassini, pallone profondo, Telaro, pallone allargato a cercare Rubino, forse troppo profondo, così è. Ora Zandona inesauribile, pallone profondo e l'Ermada potrebbe addirittura vincerla. Esce Cambone a salvare tutto. Poi Cicca, intervento alla difesa dell'Ermada. Santa Maria potrebbe involarsi, mette il pallone in mezzo, c'è Cocker che sciupa tutto, anzi poi in due tempi era tutto regolare. Era tutto regolare. Lausonia si divora il 3-2 all'89esimo. Ma è ancora Lausonia che ora ci crede. Pallone largo per Santa Maria che carica il cross. Cross profondo. In affanno l'Ermada. Pochi secondi allo scoccare del 90esimo minuto. Cocker, pallone in mezzo. Cocker che dopo aver fatto una partita assolutamente di alto profilo
si è divorato il 3-2 che avrebbe potuto riportare avanti l'Ausonia. L'Ausonia che prova a mettere questo pallone in mezzo. Ora Santo Pietro ha un qualcosa di incomprensibile. Intanto Ermada che è pronto a effettuare un cambio. Telaro sbaglia il suggerimento, dunque dovrebbe essere effettuato il cambio se l'arbitro se ne accorgesse. Vediamo, dovrebbe essere pronto a entrare Roberto Guastaferro con il numero 18, ed esce il numero 11 Leonardo Carocci, classe 2000, anzi no, vediamo, forse esce Ghiraldo, numero 17, entrato da 20 minuti. Per l'Ermada esce il numero 17 Andrea Ghiraldo, entra il numero 18 Roberto Guastaferro. Ancora Ermada in possesso, qui Telaro ingenuo stende l'avversario. Ermada che dunque sembra aver portato a casa un punto molto pesante, pur essendo sotto allo stato attuale negli scontri diretti, anche se manca qualche secondo e certamente le difese non sono state impeccabili oggi. Intercetta Santa Maria, un pallone molto importante, Cocker però è costretto a girare verso la propria porta, resiste a un tentativo di fallo da parte degli avversari. Il pallone di Santa Maria in mezzo, tocca Rega, ma la palla si spegne in fallo laterale. Lo stesso Rega che tocca ancora in fallo laterale. Ausonia che ora deve difendersi, il pallone più pesante, quello del tentativo di Cocker. Non è entrato, non è proprio partito il tiro dal piede del numero 9. E lì forse si è spenta la speranza dell'Ausonia di portarsi a meno 3 dalla capolista, con l'Ermada che però ora deve difendere qui. Pallone nel cerchio di centrocampo con Stagno. Si butta avanti Telaro. Poi il Ruento a terra un avversario. Certamente non il migliore l'approccio del numero 16 quest'oggi alla sfida. Viene invitato il sanitario ospite a soccorrere Antonio Trani. Siamo ormai quasi al 49esimo, 94esimo minuto. Dunque 94esimo inoltrato, ora l'Ausonia dovrebbe restituire il pallone all'Armada. Il Cocker che pressa altissimo con la Cicco a ridare il pallone in avanti. La giocata qui da parte di Rega che perde però il confronto con l'avversario, e dunque Ermada che può ripartire. Ausonia che tiene schierata la propria difesa per non prendere la beffa completa. Ora Trani che sembra essersi ripreso bene, il pallone non viene raggiunto da Carocci.
l'arbitro che non sembra intenzionato a fischiare quando siamo al 50° di questa ripresa. Recupero particolarmente corposo. Ancora Armada, battuta profonda, si mira solo a far scadere il recupero concesso, che a questo punto dovrebbe essere di almeno 6 minuti dal momento che siamo a 5.30 oltre il 90°. Intanto il tiro e poi qui l'intervento falloso, anzi un calcio d'angolo, il tiro di Antonelli deviato. E finisce qui la sfida, 2-2, la doppietta di Mallozzi dopo 3 minuti aveva illuso l'insieme Ausonia, che invece è stata raggiunta dalla doppietta di Di Biasio a cavallo tra il 19° e il primo tempo, il 32° su calcio di rigore della ripresa. E dunque io vi ringrazio, vi ricordo il punteggio finale, insieme a Ausonia 2, Armada 2, Armada che conserva 6 punti di vantaggio in classifica. E linea che va alle interviste. Di Giovanni, come ha preso lo spogliatoio questo risultato? Diciamo, sono stati alcuni episodi che abbiamo avuto molta sfiga e diciamo mo siamo un po' demoralizzati, solo ci dobbiamo riprendere. È una partita un po' strana dove abbiamo segnato i primi 2 gol, i primi minuti, poi in episodio dove hanno segnato il 2-1 abbiamo mollato un pochino. Ora ci rifaremo, il campionato è ancora lungo e ogni partita che faremo sarà una finale per provare a vincere questo campionato e superare l'Armada. Insomma, crederci sempre e mollare mai? Mai mollare. Beh, allora un in bocca al lupo e buon proseguimento di campionato, sperando che magari si vada meglio di come è andata oggi sotto il profilo della fortuna. Crepi. Con il capitano Colacicco qui un 2-2 che vi lascia forse tanto amaro in bocca. Sì, tanto amaro perché credevamo di vincere la partita, eravamo carichi, la stiamo preparando bene, poi veniamo da una vittoria eclatante, quindi volevamo vincere anche oggi. Un 2-0 dopo 3 minuti, forse vi ha rilassato un po' troppo, lo stava accennando anche il mister, forse è cambiato il vostro approccio alla partita, inconsciamente avete pensato di poterla portare a casa in maniera più facile di quanto non era. Sì, oltre a questo abbiamo anche preso un gol stupido su una ribattuta in aria. Sì, da una parte forse ci siamo rilassati un po' troppo perché credevamo di aver vinto subito la partita sul 2-0, invece così non era stato. Purtroppo abbiamo preso un altro gol. Ora, quali sono le motivazioni che in questo caso si cacciano per ripartire? Perché bisognerà in qualche modo dimenticare quasi questo 2-2 e ripartire e provarci fino alla fine. Sì, sicuramente ripartiremo come stavamo a inizio partita. Assolutamente questa partita non è che ci ha toccato moralmente. Il nostro punto di vista è quello di giocarci partita per partita, vincerle e non guardare la classifica. Poi quando ci sarà la fine vedremo dove siamo arrivati. Mister Gargano, un po' una beffa per come è maturato questo pareggio. Dopo 180 secondi sembrava potersi aprire tutta un'altra prospettiva. Sì, purtroppo sì. Fa male questo pareggio perché avevamo preparato la partita per cercare di accorciare sull'Armada, riaprire un campionato, invece abbiamo fatto il gioco loro. Siamo stati un po' troppo ingenui su alcune situazioni di gioco.
forse perché siamo andati troppo presto in doppio vantaggio, dopo 5-6 minuti stavamo vincendo 2-0, e quello forse ci ha fatto un po' rilassare mentalmente, però sono stati bravi quelli dell'Armata a stare calmi e a recuperare la partita, ecco. Ecco, continuando il suo discorso, una Sonia che in effetti ha sprecato tanto in contropiede il colpo del possibile KO, sia sul 2-0 sia poi sul 2-1, addirittura sul 2-pari l'Armata non pago quasi si è scoperto, vi ha concesso una grandissima occasione, quella con Koker che non è proprio partito il tiro dal suo piede, è rimasto in canna. Sì, effettivamente abbiamo preso prima un palo con Mancini e poteva chiudere la partita sul 3-1. E poi potevamo chiuderci tranquillamente, invece non è stato possibile. Poi ecco, proprio sul 2-2 Koker ha sciupato una grandissima palla a gol. È mancata la freddezza per chiudere la partita, ecco. Una Ausonia che comunque resta al secondo posto, in una buonissima posizione.